Ciao a tutti ragazzi, oggi un video che in tanti di voi stavate aspettando. Infatti vi farò vedere tutti gli integratori che prendo, sono già qua tutti pronti, e vi spiegherò perché li prendo. Ma prima di cominciare qualche importante precisazione. Considerazione numero 1, non sono un medico. E in questo video non vi voglio consigliare di prendere determinati integratori, ma vi sto solo facendo vedere quelli che prendo io. Seconda considerazione, l'unico modo che abbiamo per capire se effettivamente abbiamo delle carenze è fare degli esami del sangue approfonditi. Quindi se volete avere una solida base di partenza per poi decidere la vostra integrazione e la vostra alimentazione, vi consiglio appunto di fare degli esami del sangue ed eventualmente farli anche vedere ad un nutrizionista. Ma non basterebbe un'alimentazione sana e completa e varia per non avere bisogno degli integratori? Purtroppo no. O quantomeno al giorno d'oggi no, come spiega molto bene questo libro, dove vengono citate delle ricerche un po' fatte in tutto il mondo, nelle quali si dimostra che dagli anni 90 in poi frutta e verdura hanno perso più del 50% dei loro nutrimenti. Questo è qualcosa che possiamo verificare anche da soli. Quante volte ci è capitato di mangiare un frutto piuttosto che una verdura e commentare dicendo che non sapeva di niente. Ecco, questo è dovuto, come spiegato appunto nel libro, alle coltivazioni intensive che puntano ad avere sempre una maggior produzione, chiaramente a discapito poi della qualità del prodotto. Complice anche uno stile di vita, diciamo, moderno, ahimè, abbiamo spesso e volentieri bisogno degli integratori. Tutti gli integratori che vedremo in questo video li trovate in descrizione, assieme agli studi scientifici relativi alle cose che vi dirò relative appunto a tutti questi nutrienti. Cominciamo con la vitamina B12. La vitamina B12 è una vitamina di origine batterica. Questo significa che non si trova nel cibo, ma si trova in natura, per esempio sopra i prati piuttosto che nei corsi d'acqua. E questo è il motivo per cui l'unico modo per assumerla è o attraverso l'integrazione oppure attraverso, per esempio, il consumo di carne. Però attenzione, bisogna fare una specifica riguardo al consumo di carne. Il motivo per cui all'interno della carne degli animali è presente la B12 è perché oggi come oggi il mangime che viene dato da mangiare in allevamento è addizionato con la vitamina B12. Quindi, per chi come me non mangia carne, molto semplicemente si va ad assumere con gli integratori. È importantissima per lo sviluppo inizialmente del cervello e in una fase poi più avanzata d'età è importantissima per evitare che insorgano malattie molto brutte come per esempio l'Alzheimer. Vitamina D3, una vitamina che in verità è un ormone importantissima per il corretto funzionamento del sistema immunitario e della solidità delle ossa. Anche questa è una vitamina che in un mondo ideale non ci servirebbe, dato che il nostro corpo la sintetizza nel momento in cui prendiamo il sole. Però chiaramente, come potete immaginare, con la vita moderna a cui siamo abituati e se tutto va bene qualche settimana all'anno di mare, chiaramente la stragrande maggioranza della popolazione mondiale ha una forte carenza di vitamina D3. Motivo per cui è consigliabile prenderla soprattutto nel periodo invernale, momento in cui chiaramente il sole non c'è. È importante che questa vitamina, questo ormone, venga assimilato all'interno delle ossa e non all'interno dei tessuti molli. Motivo per cui va assunta assieme alla vitamina K2. Questo è il più particolare tra tutti gli integratori che prendo. Infatti è un mix di 5 funghi medicinali. No, non sono impazzito del tutto, non è stregoneria questa. La prima volta che ho sentito parlare dei funghi medicinali è stato quando la mia nutrizionista me li ha prescritti per abbassare i trigliceridi. Da lì mi sono informato perché l'argomento mi aveva affascinato molto e ho scoperto, grazie a questo libro, chiaramente vi lascio il link in descrizione, che a parte che i funghi medicinali sono utilizzati nella tradizione della medicina cinese da qualche migliaio di anni, ma sono
davvero studiati tantissimo anche in Occidente, tant'è che questo libro riporta proprio tutti gli studi scientifici pubblicati che hanno visto, che hanno avuto come oggetto appunto questi funghi medicinali. Proprio perché ce ne sono diversi, ho deciso di prendere questo integratore che raggruppa i cinque principali, quindi davvero interessante. Tra l'altro, altra cosa molto interessante, nel libro Biohacking, quello di cui vi ho parlato nel precedente video, si parla anche di questi funghi. E, per esempio, qui dice: pochi sanno che il fingolimod, che è un farmaco innovativo per la terapia della sclerosi multipla, è un derivato del Cordyceps sinensis, quindi proprio uno di questi funghi medicinali, è alla base di uno dei medicinali più innovativi per la sclerosi multipla. Non è stregoneria, ma qualcosa di assolutamente provato scientificamente. Di queste, che sono in capsule, io ne prendo due la mattina. Poi abbiamo il multi, che come dice il nome è appunto un multivitaminico. Questo c'era stato consigliato da Mariangela, una brava farmacista che avevo intervistato nel periodo del Covid. Tra l'altro trovate l'intervista che le ho fatto qui sotto, sempre in descrizione. Questo è interessante perché appunto è un multivitaminico, c'è dentro un po' di tutto, in maniera molto bilanciata. Abbiamo la vitamina A, la B1, la B2, la B3, bla bla bla. La vitamina C anche, che tra l'altro è un potente antiossidante, ricordiamolo. Abbiamo minerali come il magnesio, lo zinco, il selenio, lo iodio, il cromo, insomma, davvero un po' di tutto. Anche questo la mattina assieme alla colazione. Nei periodi in cui sono un po' più stanco, lo vado a prendere anche magari dopo pranzo o comunque nel primo pomeriggio. Andate a vedere l'intervista che avevo fatto a Mariangela perché davvero era super interessante. Omega 3, detti anche grassi buoni, sono dei potentissimi antinfiammatori. Io ne prendo già parecchi la mattina con la mia colazione del campione attraverso l'olio di lino e i semi di lino tritati, motivo per cui ne prendo una capsula la mattina. Importantissimi anche perché, oltre all'azione antinfiammatoria, aiutano ad abbassare il cosiddetto colesterolo cattivo. È sempre più difficile, a causa delle moderne abitudini alimentari, avere un buon approvvigionamento di omega 3, anche perché le diete moderne, diciamo, hanno un forte apporto di omega 6, cosa che va appunto a sbilanciare il rapporto che omega 6 e omega 3 dovrebbero avere. Altro integratore che prendo: aminoacidi essenziali. Secondo quella che è considerata la Bibbia del biohacking, Boundless di Ben Greenfield, gli aminoacidi essenziali aiuterebbero a far funzionare meglio i neurotrasmettitori. Con un cervello che lavora meglio ci affatichiamo di meno e di conseguenza ci stressiamo di meno. Insomma, il solito cane che si morde la coda. Se funzioniamo meglio, stiamo meglio, se stiamo meglio, funzioniamo meglio e via via in un circolo vizioso che ci porta appunto a stare bene. Perché prendere gli aminoacidi essenziali e non direttamente le proteine, visto che gli aminoacidi sono i mattoncini che formano le proteine? Anche nel libro Biohacking di Fabio Piccini viene detto che è meglio assumere gli aminoacidi essenziali per evitare che si vada a sovraccaricare il sistema ematico e renale. Di queste pastiglie ne prendo una alla mattina con la colazione e una subito dopo l'allenamento. La dose consigliata è di 0,5 mg ogni 10 kg di peso. Bene ragazzi, questi erano i miei integratori. Una cosa importante che mi sono dimenticato di dirvi, in particolare la vitamina D, è meglio prenderla la mattina, perché assumerla va ad interferire con la secrezione della melatonina, che è un ormone molto importante che ci permette di dormire. Quindi, se la andiamo a prendere al pomeriggio, addirittura la sera, potremo magari dormire un po' peggio. Quindi, assolutamente meglio la mattina. Fatemi sapere se anche voi prendete qualche integratore e se sì, se prendete qualcosa di diverso, perché lo prendete e se deciderete di provare uno di questi, mi raccomando, taggatemi su Instagram perché sapete che mi fa sempre piacere. Come vi ho detto all'inizio, trovate in descrizione tutti i link dei prodotti, ma soprattutto i link degli studi scientifici che dimostrano appunto le cose che vi ho detto in questo video. Ciao a tutti!